Ragazzi, oggi farò uno scherzo al prossimo cliente, gli farò credere di avere i pidocchi, ok? E gli dirò che dobbiamo tagliare per forza i capelli a zero. Seguiteci, vediamo cosa succede. Però ti devo dire una cosa, preparati però, non avere paura, non è niente di che. Hai i pidocchi. Sì. Come scusa? Eh sì, hai i pidocchi, bro. Sì, hai i pidocchi, infatti. No, scusa, non è possibile. Bro, ce l'hai dentro. Mo, sai quanto taglio, capi? Guarda quanti, bro, porca miseria. No, No, scherzo. bro, ma non ti preoccupare, non succede niente. Mo, qua sta la farmacia a fianco, se mai. Vai a farti controllare un po'. Mamma, guarda questo come zomba. Questo. Porca miseria, Ma bro. veramente? È davvero, bro. C'hai i pidocchi. Io direi, bro, se no possiamo un'altra volta. Non vai proprio in farmacia. Ti raso completamente a zero. E però come fai? Cioè, guarda, ce ne stanno una bizzeffa. Poi quelli si mischiano. Vai a casa e li mischia papà, mamma, tutti. Non lo so se già ce l'hanno pure Non lo loro, Bro, io direi rasali, levali tutti. Che cazzo fai? Cioè, sono pieni di. Sei pieno. Zeppo, guarda qua, stanno facendo pure le larve, stanno facendo proprio i figli. Fidati. Raso. Bro, è meglio secondo me. Vado. Sei sicuro? No, però te mi dici così? Bro, io direi rasiamo, fidati. Perché veramente è una cosa impressionante. Ma te l'è mai capitato prima? Non penso, penso mai. Ma è Bro, sempre sta stato. a me. Sai che c'è? Se te li rasi tutti, ti passa una pezza, lucidiamo la goccia per bene e stai a posto, capito? Li leviamo tutti, sennò quelli cominciano a fare i figli, poi fanno i nipoti, L'unico modo? fanno un alveare, bro, è come l'api. Eh Ma è l'unico modo? sì, bro, se no no, ti devi curare, cose, soldi, è un macello. Vabbè. Fidati, vado, eh. Tira su che mi fa pure un po' senso.